velocemente, rivediamo. Facciamolo ancora per l'ennesima volta. È una specie di riassunto velocissimo sulle cose che contano. Questo grafico conta moltissimo. Questo grafico conta moltissimo perché avete qui, che cosa avete? L'interazione di polo, è chiaro, di polo temporaneo, di polo indotto, eccetera. Qui che cosa avete invece? Il legame idrogeno tra questi tre. E vedete che il legame idrogeno aumenta decisamente la temperatura di ebollizione. Il carbonio non fa il legame idrogeno e neanche i suoi idrogeni, quindi il punto di ebollizione è basso, essendo una molecola leggera. Vedete che man mano che la molecola si allunga, l'effetto non si allunga. Una volta che abbiamo tolto idrogeno, fluoro e carbonio, che cosa succede? Il legame idrogeno va a farsi benedire. È chiaro a tutti o no? Mi sembra ovvio. Perfetto. Questa è la cosa che conta di più. Poi, quindi proprio non capisco una cosa. Cosa raffigura quindi? L'effetto del legame idrogeno che fornisce un aumento della temperatura di ebollizione, mentre da questa parte che cosa abbiamo? Un aumento della temperatura di ebollizione dovuta all'interazione di polo temporaneo di polo temporaneo che cresce con il peso della molecola. Chiaro? Quindi ci possiamo spostare e quindi vedete bene, questo è il tipo di interazione che però se avete una molecola non polare, che cosa, questo che cos'è? Interazione di polo indotto e di polo temporaneo, spero che ve la ricordiate, giusto sì o no? Ok, anche questo grafico è importante, questo qua rappresenta l'aumento del punto di ebollizione negli alcani lineari. Chiaro? Perfetto. Ok, possiamo andare avanti e velocemente. Non ho capito. Negli alcani lineari. Allora, qui che cosa mostra? Che bisogna che ci sia la sovrapponibilità delle molecole, quindi gli alcani lineari hanno le forze tra i legami secondari più forti. Se ci sono dei legami secondari messi random, come in questo caso, le molecole fanno fatica ad aderire una all'altra e quindi il punto di ebollizione tenderà a crescere. È chiaro sì o no? Capito? Vi ricordo che quando io ho degli acidi, delle molecole di questo tipo che fanno parte degli acidi, un attimo, e se io ho un processo di idrogenazione e quindi distruggo in questi oli doppi legami, ho la formazione della margarina, che tutti sapete che è un solido. Domande? Posso andare avanti? No, secondo... Sentiamo la domanda. Allora, questi sono gli alcani. Per esempio, se aumenta la lunghezza, l'interazione tra una molecola e l'altra cresce, perché è un'interazione che cresce con la massa. Però devono venire, essere bene a contatto. È chiaro, sì o no? Sì. Vediamola velocemente. Aumenta il punto di ebollizione, lo vedi bene qua. Vedi con la lunghezza diventa fino a 300-400 gradi per l'ebollizione. Chiaro? Vi ricordo allora, sentite, visto che io per primo non so i nomi, vi ricordo che quando voi avete l'interazione, che tipo di interazione è? Questa è un'interazione di polo dipolo. Eccola qua. Molecole polari e non polari si chiamano forze di London. Tutti i legami secondari si chiamano forze di van der Waals. È chiaro sì o no? Il legame idrogeno che tipo di legame è? È un legame di tipo
di polo, ma con qualcosa in più, cioè il fatto che ci sia l'idrogeno che porta la carica positiva. E la carica negativa dove deve stare? Su ossigeno, azoto o fluoro? È chiaro? Se no, non va bene. È chiaro? Benissimo. Ok, quindi questo l'abbiamo già stravisto. Poi, che cosa ci sono qua? Questo l'abbiamo già visto ampiamente. I nomi, guardate questi esempi perché io sarò sincero, avevo un'insegnante di chimica organica che era fanatica della nomenclatura. Io ritengo più importante per voi che vi concentriate sulla reattività. Questi esempi li ho spiegati, però mi tocca fare che cosa? Vi davo due o tre di queste molecole, oppure vi davo il nome e voi mi dovete fare le molecole. No, ti do gli appunti, non aspetto, io vado avanti. Ho sempre detto che metto gli appunti in rete, non perdiamo ulteriore tempo. È chiaro, sì o no? Ok, quindi procediamo. Questo è l'alcol benzilico, ma c'è un alcol che ha una differenza sostanziale rispetto agli altri alcoli, che è il fenolo, cioè il gruppo H legato direttamente all'anello benzilico. Allora, etere, siamo d'accordo? Cominciamo a vedere questa che non è IUPAC. Cosa faccio? Io non è che vi dia degli esercizi difficili, eh. Questa che non è IUPAC, cosa avete? Avete l'ossigeno in mezzo, da una parte avete un gruppo etile, dall'altra parte un gruppo metile. Che cos'è in ordine alfabetico? No, non si mette, qui non so, onestamente io avrei detto etil metiletere. Invece lui non ha usato questa tecnica. Guardiamo quella IUPAC, che cosa dice? Che uno, questo gruppo, catena più l'ossigeno, si chiama alcossi. Qui è una catena lunga 2, quindi questo che cosa sarà? Un etossi. La catena più importante è un alcol, perché è priore, quindi 2 pentanolo, la numerazione parte da qui perché il più importante è questo, e in posizione 5 abbiamo l'etossi. È chiaro sì o no? La catena più ossigeno, dunque, questa è la catena principale. Qui c'è l'ossigeno, c'hai un gruppo lungo 2, sarebbe un gruppo etilico, c'è l'ossigeno e tossi. È chiaro? Qui che cosa sarebbe? Un isopropile, quindi diventa isopropossi. E questo un metossi. Si mette qua l'ordine alfabetico perché sulla IUPAC l'ordine alfabetico viene sempre rispettato. Questi esempi mi sembrano. Posso andare avanti tranquillo? Ok? Poi io vi ho detto che sulla nomenclatura non esagererò. Per quanto riguarda gli eteri, anche qui vedete etere. I due gruppi sono un etile e un fenile, etilfeniletere. Perché mette prima etile? Secondo me per l'ordine alfabetico, ma allora perché prima ha messo metile per prima, doveva mettere anche prima. Ma non è, vi ricordo che questa non è IUPAC. È chiaro? Sì o no? Allora, visto che non voglio affondare sulla nomenclatura, questa parte non mi interessa. L'unica cosa che mi interessa è questo composto, che si chiama, studiatelo a memoria, se no dovete studiare i nomi, ma studiando la memoria questo è il tetraidrofurano, capito? E analogamente, tetraidrofurano, da non confondere con questa molecola molto importante che è dovrebbe essere il furano. Vero e proprio. È chiaro? Sì o no? Va bene? Furano vuol dire doppi legami. Notate che quindi ibridazione SP2 di tutto tranne questo ossigeno che è ibridazione SP3. È chiaro? Non è una molecola planare. Chiaro? Non è una molecola aromatica. Ok? Posso
Posso procedere velocemente? Benissimo. Allora, qui serviva ricordare, qui sono cose che dovete capire voi. Io adesso sto facendo, abbiamo visto gli alcoli, giusto o no? La reattività. Adesso approfondiremo questa. Mancano gli alogenuri, li abbiamo ampiamente visti, mancano le ammine e poi che cosa si fa? Si passa queste due famiglie che torni al Dedi, una volta che abbiamo questo bagaglio di reattività, possiamo tranquillamente passare a queste famiglie colorate di rosso. Mi sembra che, come dire, il progetto, non saprei dire, il filologico ci sia, è chiaro sì o no? Ok? Poi, allora, preparazioni, vado veloce, ricordo, perché le abbiamo già viste due volte, alcoli, che cosa abbiamo? Possiamo avere, dobbiamo distinguere tra alcoli primari e alcoli secondari, ok? Vi ricordo che si possono ottenere partendo dagli alogenuri, ma soprattutto gli alcoli primari. Negli alcoli secondari e terziari c'ho una reazione parassita, cioè la reazione di eliminazione. Quindi con gli alcoli secondari e primari non voglio, è meglio che non usi gli alogenuri. È chiaro sì o no? Chiaro? Lo vedete bene, secondario e terziario, la sostituzione sugli alogenuri non funziona bene. Chiaro? Sì. Questa idea del prenderne due alla fine e sorteggiarli, vi vedo tutti in un altro stile di attenzione. Ottimo. Quindi, qui c'era scritto appunto che se io non ho primari, per esempio, una delle possibilità quale potrebbe essere l'addizione elettrofila su un alchene, e senz'altro ci dà gli alcoli. È chiaro? A seconda di dove voglio l'OH, se terminale oppure in mezzo, che cosa userò? Se lo voglio in mezzo, alchene più doppio legame, cioè alchene più acqua in ambiente acido. Se lo voglio all'inizio, borano e acqua ossigenata. Spero che questo lo abbiate capito ampiamente. È chiaro a tutti o no? Qui, da tanto gli appunti ve li do, vedete alcuni esempi. Vedete? Secondario, c'è questo prodotto che dà fastidio. È chiaro? Sì o no? Invece, qui che cosa c'ho? Un alogenuro terziario e, che cosa dicevo? Qui è stato fatto l'esempio di una sostituzione mediante, di una sostituzione, ma è importante scegliere il meccanismo. Non posso, vedete che qui ho usato OH o H, giusto sì o no? Ma qui non ho potuto usare OH perché OH è una base forte e avrebbe favorito la reazione di eliminazione. È chiaro? Qui abbiamo un meccanismo di tipo SN2, qui ho un meccanismo di tipo SN1. È chiaro con ciò che anche il meccanismo SN1, come abbiamo visto, può dare in parte delle reazioni di eliminazione. È chiaro sì o no? No, dunque gli appunti... Allora, devi memorizzare, non devi copiare, copiare bovinamente. Cerca di memorizzare. È chiaro? La logica è quella che vi fa capire la chimica organica. Se non la studiate, lasciatemi dire, con un tono di disprezzo, studiare come i medici. Loro studiano tutto a memoria. È chiaro se o no? Invece i chimici, e infatti i risultati si vedono, invece i chimici studiano col ragionamento. È chiaro che il ragionamento funziona meglio che la memoria. Chiaro a tutti? Va bene, procediamo. Qui ci sono gli esempi che abbiamo già visto ampiamente e oltre agli esempi vi avevo parlato della reazione di addizione nucleofila. È chiaro o no? Quindi con l'addizione nucleofila noi che cosa abbiamo? Abbiamo bisogno di un chetone. Le addizioni nucleofile possono essere di due tipi, ve lo ripeto, partendo da un chetone e da un aldeide, e questo ossigeno diventerà un gruppo H. Se è un chetone, quello che è legato al carbonio, che possono essere due idrogeni, un idrogeno e una catena, o due catene, che cosa fanno?
rimangono e il legame non si rompe. Arriva il nucleofilo che si aggancia qua, mi seguite o no? Qui diventa ossigeno meno che poi si trasforma. Se, ho detto, se abbiamo dei chetoni e delle aldeidi, comunque scusate, è la prima volta in 2 anni che mi ha fatto una domanda. Sono, oserei dire, al limite della commozione. Quindi stavo dicendo, se io ho qua chetone, che cosa abbiamo qua? Chetone può esserci, 2 catene, catena idrogeno, 2 idrogeni, giusto o no? Arriva un gruppo che deriva dal reattivo di Grignard, che vi ricordo, nel reattivo di Grignard abbiamo la prima parte che è negativa, che si aggancia, e poi l'altra parte che se ne va via e si distacca. E si... Chiaro o no? Va bene? Siamo d'accordo? Silenzio, sentiamo. Questo qui che cos'è? Un alcol terziario. Perché sono partito da 2 catene agganciate al chetone. Se cambiano, se io avessi avuto un idrogeno e una catena avrei avuto un alcol secondario, se io avessi avuto 2 idrogeni avrei avuto un alcol primario, l'abbiamo visto ampiamente. È chiaro, sì o no? Adesso vedremo con attenzione che cosa è la reattività di questi particolari eteri che si chiamano epossidi. Anche qui abbiamo degli idrogeni, vedete, l'idea è la stessa, ossigeno e atomi di carbonio coinvolti. Nei chetoni ne ho solo uno di coinvolto, nei gli epossidi quanti atomi di carbonio ci sono? 2. Voi potreste dire, ma visto che la carica positiva è divisa tra questi 2 atomi, la parziale carica positiva è divisa tra questi 2 atomi di carbonio, la reattività dovrebbe essere minore. Sì, diciamo, il nucleofilo viene attirato di meno, ma qui che cos'ho? Una molecola decisamente instabile a causa della tensione angolare. È chiaro, sì o no? Siamo d'accordo? E quindi, vedete, in pratica il nucleofilo entra da una parte. Dalla parte dove entra si rompe il legame, si forma un ossigeno meno, lo vedremo subito, questo diventerà OH e io che cosa mi ritrovo? Una catena con un OH, come potete vedere bene qua. È chiaro? Ma è inutile che mi stia a discutere, tanto adesso vedremo gli eteri. È chiaro a tutti o no? Benissimo. Allora, vi stavo dicendo, a proposito, adesso che cosa vediamo? Qui c'è una parentesi velocissima sulla reattività che vediamo dopo, sulla reattività di che cosa? Degli, sempre per la formazione degli alcoli, degli esteri. È chiaro sì o no? E qui c'era la reazione di esterificazione. Sentiamo la domanda. Non hai capito, tanto vale, tanto lo vediamo subito dopo. Quindi è inutile... Comunque, cosa c'è che non hai capito sugli epossidi così semeno? Che cosa ho detto? Che qui la carica positiva, dovuta al fatto che abbiamo un legame polare, è distribuita su 2 carboni, quando avevamo un chetone, un aldeide, era un atomo di carbonio, quindi la carica positiva era più intensa, giusto sì o no? Sì. Però che cosa succede? Qui c'è una tensione angolare, quindi anche se il nucleofilo è attirato un po' di meno, c'è una forte reattività perché la tensione angolare, la molecola tende a rompere questa molecola instabile per la tensione angolare. È chiaro? Sentiamo la domanda, veloce. Solo per quella molecola oppure in generale? In generale per tutti gli epossidi. Cioè, epossido cosa vuol dire? Un ossigeno che ha un legame con 2 atomi di carbonio che sono immediatamente vicini. È una specie di etere, ma è un etere in particolare perché è molto reattivo. È chiaro? Va bene? Perfetto. Allora, se possiamo procedere. Qui, dicevo, perché vi ho introdotto gli esteri? Vi ho fatto capire perché avere gli esteri significa avere un gruppo acido e al posto dell'idrogeno avere una catena.
È chiaro sì o no? E esattamente come gli acidi si aggiunge ato, acido formico formiato. Chiaro o no? Formiato, qui che cosa è stato aggiunto al posto dell'idrogeno? Un metile, quindi formiato di metile. Chiaro sì o no? Qui che cosa posso dare? La reazione di sostituzione, ma cosa succede? Che questo pezzo si stacca, quindi si addizionano due catene. Stavolta che cosa succede? Anche qui il nucleofilo attacca, ma che deriva dal reattivo di Grignard. Ma se volete reagisce due volte. Per reagire due volte devo rompere chiaramente il doppio legame, esattamente come veniva con le aldeidi. Ma in più che cosa succede? Si deve staccare questo gruppo alcolico. È chiaro sì o no? È una reazione di formazione partendo dagli esteri. In realtà, qui che cosa ho? In realtà io ho tre alcoli, ma a me interessava quello che derivava dalla parte acida. È chiaro in più che cosa ci sarà? Questo qui che si è staccato, che formerà l'alcol metilico. Ma di solito questo non mi interessa, quello che mi interessa è questo qua. Avete capito bene o no? Quindi la differenza quando ho gli esteri qual è? Gli esteri, il reattivo di Grignard, con le aldeidi reagisce solo una volta, sul carbonio CO. Invece, con le aldeidi e chetoni, il reattivo di Grignard reagisce una sola volta. Invece, con gli esteri, il reattivo di Grignard sul carbonio che porta il carbonio ossigeno reagisce due volte. È chiaro adesso? Sugli esteri reagisce due volte. Chiaro? Ok? E vedete bene, due volte, se qui ho a seconda, un pezzo non reagisce. Qual è il pezzo che non reagisce? Qual è la catena che non reagisce? Quella che è attaccata direttamente al CO. È chiaro sì o no? Invece l'altra che ha l'ossigeno attaccato, che cosa fa? Si stacca e si porta dietro l'ossigeno. In questo modo ho un CO che diventerà un COH, lo vedete bene qua, sì o no? E che cosa si agganciano qua? Due gruppi che derivano dal reattivo di Grignard. È chiaro? Va bene? Ok. Poi, vabbè, questo schema l'abbiamo visto fino alla nausea, il laboratorio compreso, lo schema della ossidazione degli alcoli primari, secondari e non terziari, e analogamente il processo inverso può tranquillamente avvenire, il processo di riduzione. Chiaro sì o no? Benissimo. Allora, vabbè, la fermentazione la studierete abbondantemente in biochimica, l'avete già vista? Benissimo. Allora, benissimo. Non rubiamo lavoro alla mia collega. Queste sono il riassunto di tutte le cose che abbiamo già detto, che dovete sapere bene. Naturalmente, piccola parentesi che non ho detto sui glicoli, ma vedremo subito. I glicoli possono essere ottenuti mediante ossidazione a freddo del permanganato, perché se no a caldo rompiamo il doppio legame, oppure mediante perossidi, e la reazione la vedremo passando attraverso gli epossidi. Chiaro a tutti? Ho detto i glicoli. Due possibilità. Prima possibilità per manganato a freddo, addizione di tirosin. State zitti. Le due possibilità sono le seguenti. Allora, questo che acido è? È un perossiacido, vedete non c'è solo CO, c'è un ossigeno e un H. Che cosa avete? Due ossigeni, giusto? Che cosa succede? Il perossiacido reagisce col doppio legame. Vedete che l'idrogeno va a finire a legarsi con questo ossigeno e un ossigeno viene espulso e qui si forma il doppio legame. Cioè, io vado piano se volete, ma mi sembra che il cammino sia abbastanza ovvio.
L'avete visto bene o no? Sì o no? Ok? Va bene? Esatto. Questa è la reazione che mi porta, questa la vedremo, che dovete sapere, è una reazione di formazione di un epossido. Giusto? Li dobbiamo vedere adesso. È chiaro, li introduco subito. Siamo d'accordo, sì o no? Ci siamo? Quando poi ho l'epossido, che cosa posso fare? Fatemi tornare un attimo indietro. Scusate, devo... Questa è una buona dimostrazione, ma c'è il guaio, che quando vado e cambio, ho bisogno di far tornare indietro. Quindi eravamo arrivati alla formazione dell'epossido. Siamo d'accordo tutti o no? Adesso drizzare bene le antenne e le corna. Quindi, che cosa abbiamo qua? Fase 1, siamo ambiente basico. Spero che sia ovvio che l'ambiente è basico. Giusto o no? Sì o no? Avvio. E che cosa succede? Si, prima fase, OH, si aggancia da una parte. Quando vedremo gli epossidi ci sarà da discutere sui due atomi di carbonio su quale attacca. Ma qui ipocritamente sono stati messi quattro sostituenti tutti uguali, quindi un atomo di carbonio vale l'altro. Siamo d'accordo tutti, sì o no? Adesso drizzare bene le antenne. Vedete che il nucleofilo forma il suo legame. Mentre il nucleofilo forma il suo legame, qua, questo legame si rompe. Questa è la reattività tipica degli epossidi. È chiaro a tutti o no? Vedete? Sì o no? Quindi questo per ottenere l'epossido. Ok? Non per ottenere l'epossido. Per ottenere l'epossido l'ho fatto prima, però sia acido, eccetera. Reattività dell'epossido in ambiente acido. Nucleofilo attacca, si rompe uno di questi. Questo che cosa fa? Diventa ossigeno negativo, la carica si sposta. Questa molecola, e questa diciamo è la prima parte della reazione, questo è stato fatto tutto assieme per risparmiare tempo. La prima parte è questa, la seconda parte quale sarà? Che si aggancia e abbiamo questa reazione. Chiaro a tutti? Allora. Qui. L'OH sta attaccando, si rompe un legame, a questo punto si è formato l'ossigeno meno che strappa un ione più dalla molecola dell'acqua. Chiaro? Ok? E questa diolo, come si chiama? Diolo anti, perché dove stanno? Stanno da parti opposte. Chiaro a tutti? Sì o no? Invece... Così abbiamo un diolo, diolo anti. Che cosa vuol dire anti? OH dalla parte opposta. Invece, sin, cioè dalla stessa parte, che cosa faccio? Parto da un doppio legame, anche in questo caso. Faccio reagire con l'osmio, il manganese, qui c'è l'osmio, ma un qualsiasi ossidante va bene. Si forma questo composto in cui l'ossidante regala due ossigeni al composto con il doppio legame. È chiaro, sì o no? È chiaro? È chiaro a tutti? Vedete? È chiaro? È chiara la dinamica? Ma mi sembra che sia chiara. Perché ascoltare il doppio legame? Perché? Non fare più. Chiaro a tutti o no? Ho formato un composto ciclico, sentiamo. Così otteniamo diolo, prima abbiamo visto altro. Però non è finita. Noi che cosa abbiamo fatto? Che abbiamo agganciato due ossigeni che provenendo dallo stesso ossidante sono inevitabilmente dalla stessa parte. A questo punto che cosa faccio?
aggancio, scusate, torniamo al step 2 dell'anti, ero arrivato qua, giusto sì o no? Beh, mi sembra ovvio che adesso in ambiente acido l'osmio se ne andrà a farsi benedire, non mi interessa l'ossidante che cosa finisce, e due ossigeni formeranno due ioni o meno che si agganciano e ruberanno gli ioni H+, siamo in ambiente acido, è ovvio. È chiaro sì o no? In questo modo ottengo anche in questo caso 2OH, ma qual è la differenza che 2OH sono partiti, sono stati ottenuti dalla stessa parte. Chiaro sì o no? Adesso ricordatevi sempre che questa cosa singhianti, se avete un legame semplice qua, è difficile da vedere, anche perché appena nel stadio successivo vi ricordo che attorno a questo legame voi avete la rotazione. Quindi il fatto che voi dopo si scrivino gli OH dalla parte opposta non vuol dire che quello è un processo di tipo anti. È chiaro sì o no? Quand'è che si vede bene che il processo è singo anti? Quando io prendo un anello. Perché se io prendo un anello, prendiamo per esempio una situazione di questo tipo, ok? E qui c'è il doppio legame che poi sparirà, giusto? Sì o no? Ok? Se io ho un composto anti, una reazione anti, che cosa avrò? Questo il doppio legame che sparisce, giusto sì o no? La linea rossa. E si forma e se ne formano due, giusto sì o no? Ma se io ho un processo anti, questi due stanno da parte opposta. Il fatto che io abbia un anello, che cosa implica? Che non c'è più la possibilità di ruotare attorno a questo legame. E io lo vedo bene, un OH viene verso di me, lato OH va dalla parte opposta del foglio. Se io invece ho una molecola lineare, non lo vedo subito, devo fare molta attenzione perché all'inizio gli OH stanno o dalla stessa parte o da parte opposta, ma poi c'è la rotazione intorno al legame centrale. Invece, quando ho delle composti ciclici, questa cosa qui si vede bene. È chiaro sì o no? Questo che tipo di reazione ha? Se questo viene verso di me e questo viene invece dalla parte opposta, è un attacco di tipo anti. È chiaro sì o no? Se io invece avessi avuto questa roba qua, che cosa ho qua? Allora, mettiamo il caso che io abbia questa situazione, ok? Così che cosa vuol dire? Che sono dalla stessa parte, giusto sì o no? E se sono dalla stessa parte, questo è un attacco di tipo sigma. È chiaro sì o no? Quindi se ci sono dei cicli di mezzo, addi, sin, cis, trans, si vedono subito. Siamo d'accordo, fanciulla, o vabbè. Ho detto, gli OH qui stanno da parti opposte rispetto all'anello, invece da questa parte gli OH dove stanno? Dalla stessa parte rispetto all'anello. Chiaro a tutti? Attacco anti, attacco sin. Attacco sin dalla stessa parte, permanganato a freddo oppure osmio come abbiamo visto. Attacco anti si passa attraverso il perossiacido, forma l'epossido, dall'epossido ho una cinetica di tipo anti, inevitabilmente. Chiaro a tutti? Benissimo. Quindi questo l'abbiamo visto. Procediamo. Sentiamo. E vai in bagno. Poi naturalmente potrei chiederti quello che ho spiegato, anzi, se ci sarai tu, senz'altro chiederò le cose che spiego proprio quando sei in bagno. Vai. Allora, stavo dicendo, qui avete un riassunto e questo riassunto con tutte le possibilità, questi esercizi li abbiamo visti, è chiaro? Le varie possibilità. Quando avete terziario, secondario, primario, quando avete due sostituenti uguali, quando avete tre sostituenti uguali,
e via dicendo tutte le possibilità. È chiaro? Vado veloce, ma l'abbiamo visto e questo era il riassunto. Vedete bene? Due sostituenti uguali, unica possibilità. Due catene, una possibilità. Due catene diverse o due possibili modi di far reagire. Questo che cos'è? Il risultato che io ottengo. È chiaro sì o no? Da queste due possibilità che cosa vuol dire? C'ho il reattivo di Grignard e il chetone, giusto sì o no? O l'aldeide? Chiaro sì o no? Benissimo. Silenzio. Vuol dire che se io ho questa, se sono identici, come in questo caso, perché ho due idrossini, che cosa avrò bisogno? Di un chetone e di un reattivo di Grignard, giusto sì o no? Lo vediamo qua, due identici. Vedete? Che cosa ho qua? Due identici. No, questo è tre identici. Prendiamo questo. Questo, due identici. Posso prendere i due identici, far parte del chetone, e quello che è diverso, da che cosa può derivare? Dal reattivo di Grignard. Oppure, questa possibilità, scusami, ma è più difficile spiegarlo, che lo vedi. È chiaro o no? Sì o no? Ci sono domande? Ok. Perfetto, ok, procedo. Unica osservazione che naturalmente se io ho un alcol di questo tipo, con un OH agganciato a un ciclo, è chiaro che ho una sola possibilità, questa qua. Perché una sola possibilità? Perché questo anello è un pezzo unico. È chiaro o no? È chiaro? Esercizi di questo tipo ci saranno senz'altro. Procediamo. Quindi, adesso tutto questo, sentiamo. Le due possibilità sono attacco sin o attacco anti. Nell'attacco anti sono passato attraverso l'epossido, è chiaro? L'OH attaccava un carbonio e l'altro carbonio si prendeva il CO, diventava ossigeno meno. Un OH attaccava un carbonio e l'altro diventava o meno, giusto sì o no? È chiaro? E poi che questo si trasformava l'OH. Questo che cosa è? Un attacco di tipo anti. Invece, se io ho il tipo sin, che cosa avevo? Passavo attraverso questo complesso. E gli ossigeni inevitabilmente che mi avrebbero dato l'OH derivavano, erano obbligati a stare dalla stessa parte. È chiaro sì o no? E quindi avrei avuto un glicole di tipo sin. È chiaro? Se però c'è il legame semplice, state attenti che dopo c'è la rotazione, bisogna essere molto cauti. Non basta, essendoci la rotazione, non basta dire che questi due stanno dalla parte opposta per dire che è un attacco di tipo anti o sin. È chiaro sì o no? Posso andare avanti? Il permanganato a freddo lo vedo qua. Al posto dell'osmio potevo mettere il permanganato. Chiaro? A freddo, perché il permanganato a caldo rompe il doppio legame, come ben ricordate. Chiaro a tutti? Allora, bene, ho memorizzato cosa ho spiegato mentre tu non c'eri. Allora, quindi adesso dovremmo
dopo questo ampio riassunto, a questo punto chiamerò il preside se si lamenta, perché no, c'è ancora una parte, reattività degli alcoli. Allora, reattività degli alcoli, che cosa possiamo avere? Rottura del legame ossigeno-idrogeno oppure rottura del legame carbonio-ossigeno, giusto? Sì o no? Ok? E qui abbiate, ve l'ho messa in due parti, abbiate pazienza, questo spiega solo che si fa velocemente l'interscambio con l'idrogeno, se ho del di più marcato, che vuol dire che questo si aggancia, si forma l'alcol protonato e poi si sgancia velocemente. È chiaro o no? Allora, noi abbiamo discusso ampiamente sulla reattività. Gli alcoli, rottura del legame carbonio-ossigeno, che cosa possiamo avere? Vediamolo subito, a parte questo caso particolare, reazione di SN1 con alcol terziario, che è una reazione, no, non questa, questa qua, questa reattività è un caso particolarissimo in cui l'OH viene protonato, nella reazione in cui si stacca l'OH deve essere sempre protonato. Perché deve essere sempre protonato? Perché OH non è un migliore, non esce proprio. Invece l'acqua, che si forma quando l'H più si aggancia, si stacca perché è un buon gruppo uscente. Ci siamo, sì o no? Ok, allora, quindi questo si protona, mentre si stacca questo, l'abbiamo visto, migra questo gruppo CH3-. Perché questo è importante? Perché io qui è una cosa misteriosa, i processi di trasposizione dov'è che avvengono? Essenzialmente avvengono con gli alcoli secondari, in cui ho il secondario che si, se possibile, che si trasforma in un terziario per migrazione di H-CH3-. Se io, ma per avere la trasposizione devo formare il carbocatione, è chiaro sì o no? Che poi può trasporsi prima di reagire come vorrei farlo reagire, è chiaro sì o no? Qui c'è un alcol primario e qui alla fine c'è un processo di trasposizione con un alcol primario. La prima cosa che dovreste dire, scandalizzati, è: ma qui il carbocatione non si forma con un alcol primario. E infatti il carbocatione si forma non qua, ma questo si stacca dopo che si è formato la specie H2O e se ne va via, giusto? Ma mentre se ne va via si migra questo CH3-. È chiaro? Quindi a questo punto ho un carbocatione secondario e quindi ho un meccanismo SN1. È chiaro? Con uno primario l'unica possibilità qual è? Meccanismo SN2. Il meccanismo SN2 non dà il problema della trasposizione. Qui ho primario, ma c'ho un meccanismo, ma c'ho un primario, giusto? Ho un meccanismo SN2, no, un meccanismo strano, in cui questo si stacca e contemporaneamente, qui sì c'è la contemporaneità, ma la contemporaneità non consiste nell'aggancio di un nucleofilo. Ma qui, perché? Perché c'è sto qui che dà fastidio, c'è un ingombo sterico pazzesco, anche se questo è primario. L'ingombo sterico sul carbonio beta, è chiaro sì o no? Quindi lui non può formare il carbocatione. Il primario, la SN2 dovrebbe non riuscire perché l'ingombo sterico c'è. E allora, perché la reazione avviene? Una reazione strana. Se ne va via il gruppo uscente, contemporaneamente migra il CH3-. Dopo che il CH3- ha emigrato, io che cosa ho? Un carbocatione secondario che è stabile, abbastanza stabile. È chiaro sì o no? E a questo punto può arrivare il nucleofilo e formare il composto ottenuto col prodotto di trasposizione. Quindi questo prodotto di trasposizione è molto particolare, perché non passa attraverso la trasposizione, non passa attraverso la formazione di un carbocatione, ma passa
contemporanea la trasposizione, quindi trasposizione normale cosa vuol dire? Trasposizione normale che cosa vuol dire? In reattivo, giusto? Reattivo. Reattivo, carbocatione, giusto? E poi le due possibilità quali erano? O attacco col nucleofilo, ok? Oppure che cosa? Trasposizione. Chiaro o no? Invece, quest'unica reazione qual è? È una cosa molto diversa, perché io che cosa c'ho? C'ho il reattivo, giusto, che forma in cui avviene contemporaneamente, non saprei che, come disegnarlo se non lo disegno sopra, il fatto che avvenga contemporaneamente, contemporaneamente si forma, facciamo così. Qui significa contemporaneamente si forma il carbocatione e la trasposizione, e in un secondo tempo che cosa c'ho? L'attacco col nucleofilo. È chiaro sì o no? Capito bene? Ok, allora. Un meccanismo non è lo vediamo qua, scusate, qui è i soliti meccanismi che abbiamo discusso ampiamente, è chiaro o no? Tutti questi esempi li dovete sapere, è chiaro? Questo, ecco, beh, sul testo dove io ho guardato lo fa passare come meccanismo SN1, parliamoci chiaro, perché meccanismo SN1? Perché si forma il carbocatione, anche se si è formato contemporaneamente alla trasposizione, e il nucleofilo entra dopo la formazione del carbocatione. È chiaro sì o no? Ma non è il carbocatione che si formava per semplice distacco, ma è il carbocatione che si è formato con distacco e contemporanea migrazione del gruppo CH3-. Silenzio! La trasposizione normale è carbocatione secondario, perché primario non può formarsi, e prima che il carbocatione reagisca, che cosa succede? Si aggancia il nucleofilo. È chiaro sì o no? Scusate, allora, normale, carbocatione si forma, carbocatione formato può avere, come abbiamo visto, o la trasposizione e poi il nucleofilo, scusate, forse ho saltato un dettaglio, vediamolo così. Silenzio. Allora, reazione normale. Ecco che cosa ho saltato, questo pezzo bisognava aggiungere. Silenzio. È chiaro? Quindi, carbocatione e poi nucleofilo, invece qui che cosa abbiamo? Carbocatione, trasposizione e poi addizione. È chiaro sì o no? Invece qua io ho reattivo, si forma contemporaneamente il carbocatione assieme alla trasposizione e poi ho l'attacco col nucleofilo. È chiaro a tutti o no? Siamo d'accordo tutti? Vi concedo due, dicasi due, perché finora non ho solo fatto il ripasso, io vorrei andare avanti. Due, uno, due, minuti di riposo. Posso dare